Ma da quanto dura questa storia? No, ma io l'ho saputo solo ieri pomeriggio da Cesaretto, un camionista che viene spesso alla trattoria, no? Non ci volevo credere, a me. Sono venuta qua, l'ho vista e sono corsa subito da te. A me. Ma che possiamo fare? Cesaretto! Ciao Giuditta, come va? Ma basta fastidio. Ma subito! Ma questo tutte le sere rompe le scale. È venuta Giuditta! Proprio lui, eh? Il Cesaretto che te l'avevo detto. Niente fisso. Sì, guarda, veramente un tempismo da manuale. Bravo Cesaretto. Senti, non per farmi affari vostri, però dico, perché te il principe avete armato tutta sta manfrina? No, perché, voglio dire, io a Ida gli ho detto sta bugia, però Porella quando gli ho detto manca poco e si sturbava. Voglio dire, io ho sempre conosciuto donne che nella loro vita lo erano, però facevano di tutto per non sembrarlo, e non come te, che non lo sei, invece vuoi sembrare a tutti i costi una... Cioè, io non me capacito. Ma tu non devi capacitarti. Fai la commedia e sei pagato. È qualcun altro che si deve capacitare, e lo so io chi è che si deve capacitare.